Cominciamo bene la santa giornata. Disturbo, Monina. Hai sentito il fatto della baronessa? Peppino! Pare che ha trovato un conte che la vuole sposare. Scusa, Pollonia, devo chiamare mio marito, che con quello ogni mattina è la stessa canzone. Che hai bisogno di qualcosa? Sì, mi è finito il caffè. Che me ne puoi prestare un poco? Perché? Quello che ti ho prestato ieri è già finito. Sì, veramente stamattina ho guardato e mi sono accorta che ho finito pure lo zucchero. Tieni il caffè e anche lo zucchero. Guarda Nina, appena vado al supermercato te lo restituisco. Sì, e portami anche la tazzina che ti ho dato ieri. Non c'è un giorno che non litigate! Io penso che quando tu ti sposasti, non ti sposasti con papà, ma contro papà! Perché? A te ti sembra giusto che da quando ha avuto il posto alla banca, come usciere, in questa casa non si capisce più niente? Ma cosa fa di male? Si è mutato la testa! Non gli sta bene più niente! Pare che sia diventato il principe di Taitù! Sì! Ma a te che cosa ti fa? Senti, a me mi dà fastidio che prima di uscire si deve guardare allo specchio per 7 volte. Non solo, si deve riempire di profumo e poi parla così insittito che quando parla non mi fa capire niente di quello che dice. Mamma, di la verità, sei gelosa. Io gelosa? Niente meno, che me ne devo fare di lui io. Cosa te ne devi fare? Guarda che papà è ancora un bell'uomo e da quando indossa la divisa tutte lo guardano. È questo che mi dà fastidio. La prossima volta che ti permetti di alzare la voce con me. Vabbè, che è successo? E che è successo? Niente di meno si è permesso di alzare la voce con me in mia presenza. Ma no, ma chi, tua moglie? Sì. Ah, e tu che cosa gli hai fatto? Mo... l'ho presa, beh? L'ho fatta nuova nuova. Bravo, bravo Peppino, così si fa, con le donne così si fa. Anch'io, mia moglie, lo faccio lo stesso. Quello non ha il tempo di aprire la bocca che giù fa su un cargatone. No. Perché queste donne, Peppino, come gli dai un po' di aggiglio, questo ti butto le ramaglie. Scusa, spacca, ma che cosa sono le ramaglie? Che cosa sono le ramaglie? Che sono le ramaglie? Non so che cos'è la mamma, che praticamente da tanto si picchino tanto. Madonna! Anino, guarda, Peppino è tanto bravo, però ti fa sempre arrabbiare. È uscito! È uscito, è uscito! Non l'hai fatto più. Sapessi. Che cosa? Sapessi. Che cosa? Mi è finito il gas, Anì. Pure il gas. Facciamo le accuse. Mo, facciamo il caffè qua a casa tua? E te ne offro una tazza. Ah, me ne offri pure una tazza. Ma guarda un poco, guarda. Masquina! Sì, nonno, un po' di pazienza, sto arrivando. Dalla mattina non mi dovevo fare le scorcelle in danno prima di portarmi in qualche cosa da bere. Nonno, scusami, non credevo ti fossi già svegliato. Va bene, va bene. Pasquina, hai pensato al nonno tuo? Certamente, nonno. Caffè. Grazie nonno, che bella nipote che tengo. Che schifo di nipote traditrice che tengo. Che ne devo fare di quest'acqua picciuna? Nonno, è inutile che ti arrabbi. Se lo vuoi è questo. Dentro camera mia. Ehi! A
te, che facciamo qua? La bella nostra, eh? Dietro la finestra, dietro la tenda a fare le moine, eh? Guarda, con la vestaglia, trasparente, mia moglie! Ma tu non immagini che di fronte ci sono le persone cucanocchiali che ti guardano, eh? E spiano, ti spiano, sì, eh? Amore, spiare! E qui che cosa potrebbero vedere? Buongiorno, scusate il ritardo. Bandiera, come al solito sei sempre in ritardo. Guarda se la finisci con questo tuo atteggiamento. Vedi che io un altro mese dovrò restare qua. E non vorrei vedermi costretto a farti un rapporto che pregiudicherebbe tutta la tua carriera. Giovanni! Giova! Giova! Oh, che gridi a fare? Che sono sordo io? No, zia mai! Hai mancato cartellino? Sì, già l'ho messo pure stamattina. Gli ho messo il miglio, il savoiardo e pure un pezzo di mele. Così sta a posto. Anzi, ci ho messo pure l'acqua. Ma di che cosa ti stai lamentando? Tu almeno una paga ce l'hai. Sì, 15 euro al giorno. E io? Che cosa devo dire? Sono 2 anni che vado a quello studio e mi pago il biglietto dell'autobus per andare a lavorare. Sai che cosa mi ha detto il dottore quando gli ho chiesto il rimborso spese? Devi ringraziare che ti facciano praticantato. Se ti va bene, vieni. Se no, non venire più. Si capè? E io qua? Che cosa devo dire? Mi fanno lavare i pavimenti, mi fanno lavare gli specchi, mi fanno lavare i cessi, mi fanno fare box al computer, mi fanno fare volantinaggio. Ed essere responsabile di un ufficio che tra l'altro non so di cosa si occupa. Il tutto senza essere né inquadrato né assicurato. Cos'è? Non ti sta bene? Tutti morti! Volete aprire questa porta? Vado, vado, non gridare! Chi è? Scusate, signor, sto cercando Don Cicciolo Bandini. Chi si? Un amico. Sono venuto a fare un'ambasciata. Accomodatevi. Papà! C'è uno che vuole attendere. E chi è? Non l'ha detto. Amica, quando vengono persone che io non ci sono per nessuno, se mi vogliono sanno dove cercarmi, babò! So da parte di chi vieni, lo so. No, questa volta l'ambasciata è venuta da Roma. Eh già,
è arrivato Rinaldo, il signore, E vuole che voi siate contenti. Sapete, per il ragazzo, se volete, lui può fare qualcosa. Riferisci al signore il tuo cane, che per il momento il ragazzo si deve fare le ossa. E poi sarà capace di camminare da solo. Va bene, Don Cicci. Riferirò. Buongiorno. State buone buone. Ciao papà! Pasquina papà, che bella sorpresa che mi è venuta a trovare. E che sei venuta a fare? Stamattina per la fretta di andare via e per litigare con mamma ti sei dimenticato di lasciare i soldi per fare la spesa. Se non ci lasci i soldi, come facciamo a fare la spesa? Già, è vero, è la confusione. E che è quella tua madre? Però le voglio bene. Ma adesso papà, non ce li ho. Beh, aspetta papà, non li vado a prelevare. Mo chiamo un amico e mi faccio sostituire. Giovanni! Giovanni! Giù! È un po' solo. A piombo. Aspetta, ora prego. Devi fare i compiti tu. Ah, ho capito. E mo, dimmi una cosa, a casa tua non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Ah, e tu vuoi bene a noi? Certo, no. Ah, ecco, sì. E dimmi una cosa, tu sai papà a dove lo tiene il vino? È sicuro che lo so. Ah,
Volevi fare una bella comida e fare un piacere al nonno. Vai a basso a casa tua, prendi una bella bottiglia di vino e me la porti, eh? E tu che mi dai? Che ti do? Ecco, ecco, a mo' che vieni ti do una bella caramella, eh? Nonno, e che ne devo fare della caramella? Vabbè, quella è buona, è dolce, te la mangi. Nonno. Se no. Va bene, ricattatrice che non sei altro. A mo' che vieni ti do i soldi. Vai a prendere il vino, dai, muoviti. Vieni subito, mi raccomando, eh? Meno male a Sant'Antoni, che la camicia e che la pistola. Dimmi, dai, la mano su questi. Ok. Bene, ciao, io vado. Ciao, ciao. Ah, senti. Dimmi. Dì a mamma oggi, a mezzogiorno, mi facesse trovare due spaghetti alla San Giovanni. Va bene, papà. Ciao, grazie. Ciao. E la figlia di Peppino non c'è? E allora è tutto più facile. Stefano, Camillo, Pasquino. Pasquina, Camillo, suona pure bene. Nonno, è Peppino. Ti ha visto nessuno? No. Bella di nonno. Dammi, dammi, dammi. Molla l'osso, bella ma non c'era. Prima i soldi. Madonna, è che non ti fidi di me? No. Ah, non ti fidi? Ah, va bene. Va bene. Allora, mando io mi fido di te. Facciamo a mano, va bene? Aspetta. Sì, bella, bella. Ragione, che cosa stai a fare? Non è normale. Pasquina! Pasquina, sono tornato! Lo sapevo. E dove è andata? Anche oggi non c'è. Dove può essere andata? E se mi tradisse con un altro?
No, impossibile. A Pasquale spacca, impossibile, impossibile. E se mi tradisse un altro davvero? No, impossibile. Perché lei sa che se lo scoprissi li ammazzerei tutti e due. E cosa mi nasconde? Sta arrivando, ora mi sente. Carlo, ci sei? Amore, sei tornato? Ah, sei arrivata! Dove sei stata? Dove vuoi che sia stata, a fare la spesa, no? E poi c'è bisogno di gridare in questo modo, mi fa spaventare. A fare la spesa? E che cosa hai comprato? Non c'era niente da comprare, non ho trovato niente. Ah, vai a fare la spesa e non compri niente. Dimmi, che razza di spesa è questa? Avevo da comprare, siccome non ho trovato niente, non ho comprato. Ma cosa credi che sono un cretino? Dai, confessa, cosa mi nascondi? Che cosa ti devo nascondere? Tu hai un amante. Confessa! Che cosa ho io? Non fare la finta tonta. Confessa, tu hai un altro uomo! Amore, amore... Amore, amore, sta zitto, pomodoro! Ma come potrei avere un altro uomo? Sì. Se ho te, e sei forte. Mo che mi stai lisciando. Bello. Maschio. Ma veramente dici? Sì. Ora mi vuoi comprare, Ma cosa devo comprare? Non c'è moneta per comprare te. C'è Pasquina! Che Pasquina? Pasquina, la ragazza della quale sono innamorato! Ma tu sei malato! No, io sono innamorato! No, non era Pasquina! Chi è? Pasquina? Chi è? Sei Pasquina? No. Chi è? C'è Pasquina? Sì, è appena tornata. Lo so che è appena tornata. L'ho accompagnata io. Ah, l'hai accompagnata tu? Ma tu chi sei? E io sono il suo innamorato. Posso salire? Certo che puoi salire. Ti sto aspettando a braccia aperte. Che persona gentile. Ha capito subito i miei palazzi. Buongiorno. Ti sei messo? E tu? Saresti l'innamorato di Pasquina. Vai. E tu chi sei? Io sono il fratello. E dimmi, come l'hai conosciuta Pasquina? È stato amore a prima vista. Ho sentito la passione, il trasporto. E ho desiderato subito di baciarla. Ah, la vuoi baciare? Vuoi che te la chiamo? Sì, non vedo l'ora di stringere le mani e di sentire il calore del suo corpo. Vuoi sentire il calore, Vuoi sentire come Pasquina trasmette la sua energia, la sua passione, Vuoi sentire questo calore di Pasquina, La vuoi sentire? La vuoi sentire?
impazzito! Ma sei impazzito! Ah, ci spacco tutto! Non sono impazzito perché io di Pasquina sono il marito! Basta! Aiuto, polizia, carabinieri, mi c'è un po', ambulanza! Chi era quello? Avanti, dimmi, chi era? Quello chi? Uno che ti cercava! Uno che ti ha accompagnato fin sotto il portone! No, adesso basta! Adesso basta! Stai diventando un caso patologico! Patologico? Patologico? Adesso sai che fai? Ti vesti e andiamo a fare un giro! E andiamo a trovare quello lì! E vediamo chi fa in patologia! A tutte e due! Mi sbatto in patologia! A tutte e due! Hai capito? Ciao Raffi, sei venuta per fare i compiti? Sì, ma forse è meglio che vengo dopo. Sì, dove vai? Tua madre mi ha detto che li devi fare adesso. Sì, ma non sono tanti. Meglio che li facciamo oggi pomeriggio. Dove corri, lesca truffatrice e approfittatore di nonni? Dov'è che te ne va? Se ti prendo ti faccio vedere io. Cosa ti prendo? Nonno, calmati! Non ti agitare! Ma non ti agitare! Posso sapere cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? E gli ho dato pure i soldi che gli ho dato! I soldi? I soldi! E per fare che cosa? Dove andare a casa sua? Ha preso una bottiglia di vino, sì! E invece del vino lo sai che cosa ha fatto quella? Cosa? Mi ha messo la bottiglia piena di te! Ma se la prendo... Adesso basta! Adesso basta! Nonno, sei incorreggibile! Sei arrivato a corrompere una povera anima innocente! Innocente? Quella è innocente? Quella merita 30 anni senza condizionale che se la merita! Tutti se li merita, sì! Ma insomma, ma è possibile che te la devi prendere sempre con questa povera ragazza? Pasquino, va in camera tua, va! Che cosa vuoi, Dei soldi? E aspetta, che te li do io, insomma, aspetta. Almeno già di più, è così mi piace. Che? Vatti a fare un bicchiere di vino così ti togli davanti ai piedi. Bravo, ma così devi fare, vedi? Tu alla mattina, meno tempo mi fai solo qua e meglio è. Sì, perché con te dobbiamo stare col borsellino pronta cassa. E questa è pronta cassa, Questa sarebbe pronta cassa? Tieni, non li voglio. Non li voglio? Tieni, ti prego. Tieni pure il coraggio di riprenderti i soldi! Tieni il coraggio di riprenderti i soldi! E io senza soldi, ma come devo fare? Dimmi come devo fare? Come devo fare? Come devo fare? Arrangiati, altrimenti fai come facevano gli antichi! Come facevano gli antichi? E come facevano gli antichi? Come facevano gli antichi? Si alzavano la veste e si grattavano per dire! Ma come facevano gli antichi? Screanzata, maleducata, a me a come facevano gli animi, a Cicillo Bandiera, sono stato la bandiera del rispetto e dell'onore, a quando qualcuno aveva qualche sgarbo o qualche offesa, a me venivano a domandare a come si dovevano a comportare, e io con le buone o con le cattive mettevo sempre la faccia, perché mi tenevano in considerazione, mi rispettavano, e adesso invece non mi rispettano neanche più dentro a casa mia. Ma come si è ridotto Cicillo Bambino, che delusione. Mi raccomando, fai sempre il cane bastonato per farmi intenerire, così ti credo. Tieni, ti do 1 euro, ma ti apprendo un bicchiere di vino, va. 1 euro? E che devo fare? Gli sciacquetta al canarino con 1 euro? Ma tu non ti accontenti mai della grazia del Signore? Ah, perché? Per te 1 euro è la grazia del Signore? Sì, per quanti soldi mi spiego. Ieri mattina ti ho dato 5 euro e quando sei tornato non avevi più nemmeno un centesimo. Che cosa hai fatto? Che cosa ho fatto? Sì, adesso mi ho ricordato. Tengo le palle rotte e le ho perse. Sì, tanto è vero che quando sei tornato, in tutto lo stabile si sentì
veniva la puzza di lì, puzzavi tu e puzzava tutto stavo. Adesso mi ricordo. È stato il figlio di Alduccio lo Scarparo che è andato a comprare il vino, ha ribato in mezzo alle scale, ha rotto il bigliglione e ha finisciuto tutto il pittore. Sì. Tu ne trovi sempre una, c'hai sempre la pezza colori, certo. Tieni, vai. E questo, e che ne devo fare di questo? Almeno dammi 5 euro! E perché ti devo dare 5 euro? Ah sì, perché. Ecco, facciamo così. Tu mi dai 5 euro e io ti do il bastone. Ecco, bravo. Tieni il bastone. Bassiano, aspetta che sto arrivando. E che me ne devo fare del bastone? Mi ha fregato un'altra volta, mi ha fregato. Ma mo che viene, questo in testa glielo devo dare. Gatti gli ha dato bastone. Buongiorno, dottore. Di nuovo qua stai tu. Ma non hai niente da fare. E credi che gli altri siano senza fare niente come te? Ma dottore, ma possibile, dottore, possibile. Un po' di pazienza, dottore. E come te lo devo dire? Che abbiamo da fare, insomma. Sei duro di comprendere. Come te lo devo dire? Che per te non c'è più niente. Dottore, la prego. Ne ho bisogno. Sì, lo so. Per le slot machine e per il naso. No, guardi che questa volta sono qui per un grosso affare che mi farà riprendere. Sì, vabbè, la solita storia, sì. Io sono sicuro che questa volta la fortuna girerà dalla mia parte. Senti, coso, io i soldi te li potrei anche dare, ma tu poi li spendi, non mi paghi le rate, e io ti devo chiamare gli uomini di Don Lorenzo, sai che quelli non scherzano. Ti conviene? Le prometto che sarò... Galosi Capatoni! Tenedaci! Portami delle garanzie e poi vedremo che cosa si può fare. Oh, va! Non vi dà corso. Pasquina, la mamma, fammi un favore. Vammi a comprare filo nero e 3 bottoni. Che se no a tuo nonno, quando si mette questi pantaloni, gli cadono e rimane mutante, rimane. No, mamma, non posso andare. Aspettando che arrivi Nanuccio. Sì, arrivi Nanuccio. Ma si può sapere che così ci trovi in questo Nanuccio? Nanuccio. È bello, alto, simpatico. E io lo amo. Lo amo. Ma se ti puzza ancora la bocca di latte. Ma se te ne vai, veda. Oh, sì. Se ti prendo. Mi raccomando, cammina e torna presto. Sì, mamma, sei tranquilla. Ancora trovi Nanuccio? Sì, se viene fallo aspettare che torno subito. Ehi, quello non può perdere tempo. Deve lavorare. Bastia! E che succede? Tieni la faccia del cangello del Camposano. Sì, ho bisogno di te. Mia moglie. Rosì, sono 2 settimane che non sta bene. E che cosa? Ma piccolinetto di febbre, ma non vanno via neanche con l'antibiotico. E l'ha sopportato il dottore, c'è da dire, che ha detto? Sì, io al telefono, prima disse no, non era niente. Poi ho visto che io insistevo, mi ha suggerito il ricovero. Il fatto è che all'ospedale non ci sta neanche un posto e mi hanno detto di aspettare che si deve liberare un posto. Come? Tua moglie non sta bene e devi aspettare che si liberi il posto. Cicci, sto preoccupato assai. Che non sa mangiare quasi nulla. E quello che mangia, quel poco che riesce a mandare giù, lo rimette pure. Cicci, per piacere, tu che conosci tanta gente, qui puoi fare qualche cosa, per piacere, Cicci. Sì, vabbè, mamma, calmi, ti vedo agitato assai. Calmati, oh. Anzi, andiamo dentro, che ti offro un bel bicchiere di vino, così ti rimetti un po' in giù. Buongiorno, Colino. Buongiorno, Don Cicillo. Colino, mi raccomando, 2 bicchieri di quello buono. Calamico mio, non dando, sta bene. Subito, Don Ciccio. Mo, ti sei calmato? Pronto il vino, Don Ciccio. Grazie, Colino.
Ma vedrai che con questo ti viene l'allegria. Alla salute. Alla salute. Bravo Corino! Mo ti sei calmato, hai visto? Col vino si aggiusta tutto. Vediamo che cosa possiamo fare. Sì, sì, ecco, trova. C'è il dottor 40. Sì, quello è amico del dottor inglese. Sai, giocano a carte insieme. Mo lo vado a trovare e gli dico se vediamo se possiamo fare in qualche cosa, va bene? Beh, poi un altro bicchiere di vino. No, basti un... Allora, che facciamo così? Facciamoci una bella partita a carte. Così ti faccio le orecchie a cano da caccia e ti metti a posto col pensiero, eh? Da un po', si è sciacquata la medicina, però sì. Non da volte, Cicci, non da volte. Cicci, mi raccomando. Stai tranquillo, stai tranquillo. Mo mi finisco il vino e lo vado a trovare. E tu la notte, se non sono le 3 o le 4, non ti ritiri? Che gli amici non erano in giro stanotte? La discoteca aveva il turno di riposo, poi con gli amici abbiamo fatto un giro. E Peppino non c'è? No, mio marito non c'è. Sai, quello lavora. E la notte non può fare tardi. Ma voi pensate sempre al lavoro. Ma cara mia, nella vita bisogna ridere, scherzare, divertirsi. Cinema, teatro, spettacoli, che bella vita. Ma se no, altrimenti, ma che vita è? Lavorare va bene, ma poi c'è bisogno di vita. Eh sì, e tu la vita la fai troppo bella, ma noi dobbiamo pensare alla famiglia, a una figlia da sposare e a fare bella figura con la gente che vede e parla. E cosa vuoi che me ne importi della gente? Parlasse, tanto o la fai cotta o la fai cruda, ci avranno sempre qualcosa da ridire. Sì, ma tu la vita la fai troppo e basta. Sì, mi voglio divertire. Me la voglio godere. Ma che? Per caso io quando sono stata male qualcuno è mai venuto da me a chiedermi come stessi o perché piangevo? Sai la gente che cosa mi ha detto? Ha detto se l'ha fatto avrà le sue buone ragioni. Io adesso mi devo divertire. Anzi, sai che cosa faccio adesso? Vado in banca. Faccio un prelievo e se incontro Peppino, gli offro anche un caffè. Non sarei mica gelosa, vero? No, no. Però apri gli occhi, perché Peppino la bella vita la fa a casa sua. E io sono nervosa. Stai tranquilla, non te lo tocco. Ciao. Apri gli occhi, perché a chiuderli non ci vuole niente. È una canzone d'amore ad avere. Da sta terra che è una quasi piena scegliata da primavera, sta vecchia red non vuole morire. Stai u per tona d'ugli se tras le gesuite s'andata resa la bella corte du catapan u furne de pete la clonna vama. Posta città Oh.
tutto parla di storie da dire, di guerre fatte ammazzate di pete, di ieghi e sale, di palle, di pezze, che ho brigati in Germania. E c'eva bella a quando ognuno non già se demma tornata a te, e che la storia de minze cule a chiamusen senza mangiare. Basta città, sto a cantare, che tanto amore pare vecchio in do cor. Si me gran, per non si zita, si sore, si mamma, dra tanda stetta, si la chiù lucente, tu si la meglio, tu firmamente. E per stu fatto, casandane cole, hai e vignore d'un'alta nazione, a quando sapia dostive tu. Da mirarmi e non se ne sci più. Questa città voglio cantare, che tanto amore pare vecchio in tuo cor. E una canzone d'amore davvero, fatta sta terra che iena quasi, iena scegliata da primavera, sta vecchia red non pote Salve, signora Rosaria. Che vai da Nina? Guarda che sta da sola. Sono passato per un saluto, vado via subito. Già, per un saluto. A Nina è ancora una bella donna e tu ti sei fatto proprio un bel ragazzo. Signora Rosaria, ma cosa vuole insinuare? Madonna, ma ti sei offeso. In fondo stavo soltanto scherzando. Piuttosto, siccome sto facendo uno spostamento di mobili, non è che un giorno di questi passeresti su a darmi una mano? Non credo sarà possibile. Sa, ho un lavoro e il mio tempo è limitato. Già. Però, se vuole, ho un mio amico che fa dei lavori saltuari. No, grazie, grazie. Non ne ho più bisogno. Ciao. Arrivederci, signora Rosaria. Me e Rosina, come sta? Sempre uguale. Sono tutto quanato, l'hai chiamato. Sì, ho pensato, queste cose per telefono non si fanno. I muri mantengono le orecchie e sentono. Mettiamo che Rosina muore, facciamo le corna. Tu come devi fare solo se non ti ambari? Tengo tre figli. E chi? Faccio ammazzare, non vedermi la casa loro. Faccio ammazzare. Adesso! Che a quando vai bussi con i piedi. I miei figli sono di sani principi e mi vogliono bene. Come no, ti vogliono bene i sani principi. Lo sai a dove vanno a finire i sani principi? A quando cambia la situazione e non ci sono più le terrese. Quando c'è di mezzo l'interesse, non ci sono sani principi. Mi dati un do. Per piacere, accompagnami alla salumeria. Non ci vuole andare da sola. Madò, c'è un ragazzo che mi guarda sempre. Non vorrei che si fosse messa in testa qualche cosa. No, Sissina, non posso venire. Mamma mi aspetta per fare i servizi. Beh, non mi farà andare da sola. Ancora quel mi salta addosso. Bastiano! Sì. Sono io, sono Ciccino. Sì. Ma, sto uscito dall'ospedale, sì. Tutto a posto, stai tranquillo, sì. Vieni qua domani e presentati dal dottor 40.
Sì, 40, sì, 40. 40, così ti sei detto, l'ho detto, tutto il 40, sì. Io lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, non fai altro che ubriacarti tu, mi raccomando, il solito ubriacone. Ma quale ubriacarti, ubriacarti, per un goccio di vino mi deve ubriacare. Ma tu stati zitta, che tu a quando parli perdi l'unica occasione buona della vita tua, che è quella di starti zitta. Shhh, non sei parlante, shhh, tieni. Ma non dire cretinate, che tu quando bevi dici solo sempre cretinate. È vero, c'hai ragione, io quando bevo può darsi che mi imbriaco un poco e dico cretinate, però a me dopo un'ora mi passa. Tu invece hai una vita che dici stronzate e non stai manco ubriaca! Ma cos'è tutta questa roba? E che hai fatto la spesa per un mese? Agli ospiti? Quali ospiti? Quali ospiti? E allora? A cosa ti serve tutta questa roba? Ma infatti a me non mi serve. La colpa è tutto del ragazzo della salumeria. Quel mi vuole a me. Mi fai gesti da dietro alla vetrina. Ah, quello che hai detto che ti voleva? Io sono andata là e stavo là ad aspettare e quel non si decideva. Ogni tanto mi domandava, prego signorina, ed io, 50 grammi di mortadella, prego signorina, 50 grammi di prosciutto, prego signorina, 50 grammi di coppata. E il prosciutto, e la coppata, e la mortadella, e l'olio. E hai comprato tutta questa roba. E che dovevo fare? Ormai l'avevo tagliata, mica ce la potevo lasciare.